Un vecchio proverbio recita: chi ben inizia è a metà dell'opera. Un autentico super lancio lo vedi solo dal risultato che dà quando la coda e il finale si deposita definitivamente in acqua, non da come si muove in aria, come qualcuno stoltamente vorrebbe farvi credere. La prima cosa da farsi è stirare e lisciare bene, anzi benissimo, il finale, dato che questo accessorio è il più importante nel nostro sistema in assoluto. È lui che trasporta la nostra imitazione precisa sul bersaglio. Aggiungere un nuovo tip con un nodo del sangue decisamente eseguito a regola d'arte. Prima di stringere completamente, bagnare il nodo con la saliva per evitare futuri inconvenienti. In base al periodo stagionale, dopo essersi guardati intorno attentamente, scegliere con cura la misura dell'amo e il tipo di imitazione da impiegare al momento. L'esperienza ci avrà insegnato che queste imitazioni devono piacere al pesce e non a noi. Leghiamo la nostra imitazione col CS Knot, facendo in modo che il nylon non tocchi l'acciaio dell'occhiello, ma giri intorno alla testina formata dal filo di montaggio. Perfetto, tutto in ordine. Ora non resta che presentare la nostra imitazione con un lancio magistrale e curvo. Tutti i passaggi sopra descritti sono importantissimi per la buona riuscita della nostra presentazione. Una stupenda macrostigma appenninica. Le code lineari e tese le lascio ai finti professori per fare tanta poesia. Io invece, con le code curvate, rallentate, prendo queste magnifiche trote. Il fiume insegna e nessun altro.
Per chi non l'avesse ancora capito, è un uomo speciale che rende speciale la pesca a mosca. La pesca a mosca di per sé non rende speciale nessuno.